Buongiorno a tutti e bentrovati nuovamente sulla pagina di Affinity Dog. Quest'oggi vi vogliamo parlare dei giochi di attivazione mentale, nello specifico della categoria dei Kong, della Buster Ball e della Buster Cube. In Affinity Dog prediligiamo l'uso della Buster Ball. Come vedete è una banalissima palla di plastica che ha un foro passante su tutta la sua superficie. All'interno di questo foro si possono posizionare dei bocconcini o delle creme che si trovano in commercio. E lo scopo del gioco è quello che il cane deve arrivare a mangiare tutto il cibo che c'è all'interno. Essendo un gioco di attivazione mentale, quindi in una disciplina cinofila, va fatto in presenza con il cane. Il conduttore deve essere lì, non deve essere lasciato solo. È assolutissimamente scorretto dare questi giochi per far sì che il cane impari a stare da solo. Come tutte le discipline cinofile, ha delle regole. Quindi si dà il gioco al cane, il cane deve arrivare a compiere delle determinate azioni affinché riesca a tirar fuori il cibo dal gioco e il conduttore, quando vede che il cane è in difficoltà, deve aiutarlo e anche capire se interrompere il gioco e riproporlo in un altro momento. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia illuminato sull'utilizzo corretto di questi prodotti. Continuate a seguirci sul nostro sito www.affinitydog.it, sulla nostra pagina Facebook affinitydog.educazione cinofila, sul nostro profilo Instagram Marzio Sala e se volete ulteriori informazioni relativamente alla nostra attività scriveteci una mail alla casella di posta info@affinitydog.it.